Contingenza and necessità, cari amici, contingenza and necessità. Io sono un filosofo on the road, cioè un filosofo di strada, meglio sarebbe dire un filosofo di bar. E quando cammino per le strade, tutti mi fanno le domande, ovviamente quando cammino per le strade del web 2.0. Perché qua c'è questa mia Web TV, che si difende molto, 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 molto bene, anzi direi benissimo. Per cui tempo fa fu Serena Pieri, una cittadina di Fiorenza, che mi chiese, ma insomma, che cos'è la necessità? Per cui io dedicai a Serena Pieri di Fiorenza il video intitolato Che cosa è la necessità? Bene, in calce al video intitolato Che cosa è la necessità? Sono fioriti tantissimi commenti, tanti, tanti, tanti commenti. È fiorito pure il commento di Maria Grazia Russo, ma il commento di Maria Grazia Russo è meglio non guardarlo perché è un commento fortemente osceno, osceno, osceno. E poi è arrivato anche il commento di un sir, un sir, proprio inglese, sir, il quale mi ha detto, beh, adesso parlaci della contingenza, capito? E siccome questa mia è una web TV on demand, eccomi qua a farvi un bel video anche sulla contingenza. Vi ho fatto il video sulla necessità. Il video è intitolato Che cosa è la necessità? E adesso vi faccio il video sulla contingenza. E il video è intitolato Contingenza and necessità. Beh, la parola contingenza, come dicono i linguisti, è una parola polisemica, cioè c'ha tanti significati. Per esempio, quando io ero più giovani di adesso, 76 anni compiuti, capito? Quando ero più giovane, ricordo che nella mia busta paga, tra le varie voci, c'era pure la voce denominata indennità di contingenza. Cioè l'indennità di contingenza, un'indennità provvisoria, un'indennità che compensava la busta paga per l'aumentare del costo della vita. Quindi l'indennità di contingenza era contingenza, contingente, nel senso che cambiava sempre, capito? Più aumentava il costo della vita e più aumentava l'indennità di contingenza. Poi ci sono anche i contingenti militari, i contingenti di leva e via di seguito. Però nel linguaggio aulico, cioè nel linguaggio filosofico, la contingenza, la parola contingenza, sarebbe l'esatto contrario della parola necessità. Nel linguaggio aulico-filosofico, guardate che io ho sempre terribilmente odiato termini aulici come ontologia, l'ente. Dio, quanto l'ho rifiutato il termine l'ente. L'ontologia! Ah, che Martin Heidegger nella sua opera Sein und Zeit, 1927 mi pare, proprio quando Werner Heisenberg ti buttava fuori il principio di indeterminazione, diceva l'essere è la casa degli enti, l'essere è la casa degli enti. Mandiamo, diciamo, pane al pane e vino al vino e all'acqua diciamo San Pellegrino. Io una volta in un video ho detto che l'essere sarebbe l'universo infinito ed eterno. Ci sono stati tanti filosofi che mi hanno attaccato, mi hanno detto no, l'essere non è l'universo infinito ed eterno. Capito? No, per me l'essere è l'universo infinito ed eterno. Capito? Comunque io, a me non sono mai piaciute le parole filosofiche come essere. Per esempio, quando Eraclito dice
l'essere è e il non essere non è, io lo traduco così, lo traduco alla maniera plebea, alla maniera di un filosofo di strada, lo traduco così. L'universo infinito ed eterno è, c'è. È impossibile che non ci sia. Però i filosofi dicono che non è vero. L'essere non è l'universo. Allora scusatemi, non vi offendete, ma allora se non è l'universo l'essere, che cazzo è? Beh, vabbè, lo lasciamo perdere, che una volta ho pure litigato con un grande professore di filosofia, perché gli ho detto che non mi piaceva la parola intellettuale. Non mi piaceva la parola intellettuale e intelletto. Io allora frequentavo la scuola di perfezionamento filosofico, la prima scuola di perfezionamento post-universitario. La prima fu, la frequentavo a Roma, era il 1968. Io dissi che non mi piaceva la parola intelletto, intellettuale, mi puzzava. Dicevo che io preferisco la parola mente, mente, la mente. Per cui si dice intelletto, intellettuale. E la mente dovrebbe essere mentalista, mentalista. Chi usa la mente è un mentalista, però mi pare che non sia entrato nel linguaggio filosofico o psicologico la parola mentalista, se non che sono certe fiction televisive, mentalista. E quel professore di quel grande professore di filosofia mi disse: sì, ma lei chi gliel'ha data la laurea? Allora tu beccati questa, professore di filosofia, beccati questa e beccati pure questo, che adesso sta in tutto il mondo, e beccati pure questo, professore di filosofia. Mi pare che si chiamasse, sì, mi pare che si chiama, ed è un pezzo grosso, Tullio Gregori. Guai se mi sente Tullio Gregori. Tullio Gregori, andate a digitare voi, digitate. Tullio Gregori con la Y finale. Tullio Gregori mi disse così, ma lei che gli era data la laurea? Perché io ho detto che non mi piaceva la parola intelletto ed intellettuale. Pensate, ve l'ho sempre detto che non mi piace questa parola, non mi piaceva neanche allora, intelletto, intellettuale. Non mi piace questa parola. Guai a chi mi definisce un intellettuale, guai, guai. Massimo pensatore, oppure filosofo di strada, va bene. Allora, in un significato più elevato, contingenza si coniuga con necessità, nel senso che la necessità ha a che fare con l'eternità. Sì. Tant'è vero che voi provate ad andare a leggere la Metafisica di Aristotele. E voi troverete la superba frase: Dio esiste necessariamente. E Aristotele mica ha detto che Dio esiste logicamente, non ha detto logica, ha detto necessariamente. Vedete che la parola necessità ha a che fare con l'eternità, e l'eternità è il contrario della contingenza. La contingenza è la provvisorietà. In un certo senso la contingenza ha pure a che fare con la casualità, la contingenza. E la contingenza, per esempio, l'amore è una contingenza, è contingente l'amore. Ciò che è invece necessario è il matrimonio, perché la girl a voi non ve la dà se non vi sposate. Di norma è così, di norma. Poi c'è anche qualche girl ingenua che ve la dà senza avere qualcosa in cambio, ma queste sono girl ingenue. La girl ve la dà soltanto se voi ve la sposate. L'amore è contingente. Invece, l'amore è contingente, invece il matrimonio è eterno, necessario. In ogni caso, necessità e contingenza sono due necessità femminili, sono necessità e contingenza, sono due attrici che si muovono all'interno quell'essere, cioè dell'universo infinito ed eterno. Soltanto all'interno dell'universo infinito ed eterno abbiamo il balletto di queste due attrici che sono
la necessità e la contingenza. Voi paragonate la necessità al matrimonio, che è per sempre, usque mortem. Invece la contingenza paragonatela all'amore, che è passeggero, è passeggero. Per esempio, una giovane girl, una giovanissima girl, alla quale io ho detto, ovviamente messaggistica riservata, gli ho detto: senti un po', ma tu mi preferisci di sopra o di sotto? Tu mi preferisci che io stia di sopra o di sotto? E lei, sapete che mi ha detto? Mi ha detto: io ti preferisco di dietro. E io gli ho detto: ma come? Mi preferisci di dietro? Punto di domanda. More, mo, more, more animalium? Cioè, secondo il costume degli animali? Lei non mi vuole secondo il costume della posizione del missionario. Lei mi vuole more animalium, e c'ha ragione, perché è democratica la posizione del di dietro. Non c'è il sopra e il sotto nel di dietro. Poi io gli ho detto: sì, ma se io mi metto di dietro, tu in quale fessurina preferisci che io entri? E ancora non l'ho vista la risposta, capito? Ancora non l'ho vista e mi dispiace tanto, mi dispiace. Vabbè, sono tanto curioso comunque di sapere che cosa mi risponderà questa girl, capito? Questa girl mi ha detto che mi vuole di dietro, capito? More animalium. Ecco, cari amici, questo è il modo di affrontare le problematiche filosofiche da parte di un filosofo on the road, un filosofo di strada, nei confronti dei quali il sommo Platone coniò la parola cinico, 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 cani, cinico. Ricordatevi, ci sono i termini cinofilia, uno che ama i cani è un cinofilo, cinofilia, cinofilo, è cinico, un cane. E per cui io, secondo Platone, sarei un filosofo cinico, cioè un cane di strada. Un cane di strada, ok, cari amici, e penso che a Ser credo di aver chiarito la situazione, anche perché ho spazzato via il termine essere. Al termine essere, io ci metto, siccome non sono io aulico, capito? Non sono un salottiero, non sono un accademico. E tu, Martin Heidegger, mi devi dire che cos'è l'essere, se no uno non ci capisce un cazzo di filosofia. E tu, Martin Heidegger, non mi devi dire che l'essere non è l'universo infinito ed eterno, perché se no uno ci resta male, dice: che cosa è l'essere? Ma che? Allora, l'essere per me è l'universo infinito ed eterno. All'interno dell'universo infinito ed eterno, nei confronti del quale Giacomo Leopardi, nella sua poesia L'infinito, dell'ultimo verso scrisse: m'è dolce naufragare in questo mare. E all'interno dell'universo infinito eterno c'è il balletto di due grandi attrici. Una si chiama necessità e l'altra si chiama contingenza, capito? Per cui io ho messo con le spalle al muro Democrito di Abdera, quale che diceva che tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso della necessità. L'ho messo con le spalle al muro, perché lui doveva completare la frase. Democrito di Abdera avrebbe dovuto scrivere: tutto ciò che esiste nell'universo è frutto del caso della università, tranne l'universo, che preesiste al caso e alla necessità. Io Democrito di Abdera lo porto alla mia scuola, capito? E poi ho messo con le spalle al muro anche il grande chimico francese Lavoisier, il quale diceva che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. L'ho inchiodato io, l'ho inchiodato Lavoisier, perché io ho detto: vabbè, ma da dove proviene questo tutto che si trasforma? Prima c'è il tutto, poi dentro il tutto nulla si crea e nulla si distrugge. Dentro il tutto, però, ma il tutto ci sta prima. Vabbè, qua mi fermo, e adesso non vedo l'ora
di andare a vedere quello che mi ha scritto questa bella girl, mi piace tanto questa girl, che mi vuole more animalium, perché ancora non so se una volta che io sono dietro di lei, lei vuole che io entri, non lo so in quale fessolina vuole che io entri, capito? E cari, io la filosofia ve la vendo così, ve la vendo perché io sono un filosofo di strada, capito? Filosofo on the road, cioè sono un cinico. Vabbè, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.